Aggiornamento sesto mese, perché adesso siamo arrivati a non controllare più niente. E devo dire che siamo messi molto molto bene. Cosa ne pensate? Adesso li ho lavati, quindi devo andarli ad asciugare. Ho chiesto al mio dottore lì in Turchia cosa ne pensava di questo risultato dopo sei mesi. E mi ha detto, oh, ma qui ancora deve crescere, ancora deve ancora svilupparsi, ancora deve rigenerarsi, non è ancora completato. Io ho detto, oh, ma sono già soddisfattissimo, ma vedrai che crescerà di più. Infatti, come vedete, io ho mandato un aggiornamento, lui mi ha fatto un video, ve lo faccio vedere qua, mi ha fatto un video dove mi vedo all'inizio, dove sono praticamente rasato da loro, ho fatto tutti i segni qua. E poi, come vedete, mi ha fatto con la mia bella faccia lì, il paragone tra il prima e dopo, però devo dire che ogni giorno che passa crescono sempre di più e non riesco più a controllarli. Infatti adesso qua davanti mi sta venendo una roba mostruosa. Infatti adesso andremo ad asciugarli. Io ce li ho ricci, quindi alcuni mi dicono, ma tu ce li avevi ricci? Come mai ce li hai ricci? Perché io sono riccio, cioè i capelli che sono qua sono gli stessi, sono questi qua, quindi è il mio capello. Quindi è normalissimo che vengano ricci. Non sono liscio, mi dispiace. Comunque, adesso vi faccio vedere come li asciugo e come li faccio sparare. Ovviamente non userò alcun tipo di cera o gel, quindi sarò bello che crespo riccio. Boh, questo è, e vi faccio vedere, almeno solo per tenerli aggiornati. Faccio così. E rimango così, con una gallina spennata. Però ottimo risultato, direi, da non avere niente. Guarda, vi lascio una foto di come ero e devo dire che è una soddisfazione, no, ma non perché uno non sta bene senza i capelli, ma dopo che li hai, l'uomo purtroppo, secondo me, nel suo interno un po' patisce. Ma non che avesse qualcosa che non va, però uno si deve anche piacere a volte. Quindi ditemi cosa ne pensate, mettete un commento qui sotto, iscrivetevi al canale e io vi metterò altri aggiornamenti. Se volete avere più informazioni, se volete fare il trapianto, scrivetemi, vi lascio, ce l'avete qua sotto nella descrizione, abbassate la freccetta, nella descrizione trovate i miei contatti, quindi di mail o di Telegram, vedete voi. Quindi se avete bisogno scrivetemi e io vi risponderò, rispondo sempre a tutti, quindi mi raccomando iscrivetevi che è molto importante, lasciate un mi piace se vi piace questo risultato. Quindi vi lascio al prossimo video. Rimanete sintonizzati e buone vacanze a tutti!